Lei capisce, vostro onore? La Tris che voleva giocare Gabriella pagò 20 milioni. 20 milioni! E io come un Giuda m'ero venduto a quel puzzone di pomata. Con quale coraggio potevo ripresentarmi a casa mentre tutti già festeggiavano la vittoria? Evviva! Evviva! Abbiamo vinto! Evviva i cavalli! E poi avevo un conto aperto da regolare. Ma quell'infame de pomata, intuendo il pericolo, s'era reso irreperibile. Lo aspettai invano davanti a casa sua e alla fine, sfinito, decisi di rinviare la vendetta. Tanto ondannava. Un giorno o l'altro mi sarebbe ricapitato fra le mani. E poi, vostro onore, ero sicuro che una volta a letto Gabriella si sarebbe accorta di tutto. Non mi funzionava quando perdevo 20.000 lire. Figuriamoci adesso che avevo perso 20 milioni. E fortuna che lo champagne mi dette una mano. Feci sbronzare la mia ragazza dopo averla sapientemente rintontita con milioni di progetti per l'avvenire, mostrandogli una giocata falsa. E alla fine, a forza di bere, lei crollò. Tutta colpa di Soldatino, vostro onore. Un imprevedibile scherzo del destino che mi colpì in pieno viso, come una tramvata. Guarda che tempo! Vedi, 1:18, avvocato, è in tempo da record, e chissà... Hai capito, quello è diventato matto. Me sei ammattito tutto un botto! Un campione mi diventerà solo. No, è stato un caso, benedetto, un caso! I tempi stanno qui a parlare! Un campione! Questo è l'anno d'oro di Soldatino! Avvocato? Caro Stelvio, complimenti! Per quegli arretrati, come la mettiamo, avvocato? Oh, dico, tu ancora ti preoccupi degli arretrati, ma come stai guidando un campione? Questo è un campione! E chi se ne frega, avvocato? Lei mi deve pagare. Io intanto continuo a non dargli la biada al suo campione. E non gliela devi dare la biada, per carità, questo quando non mangia vince. E te credo, entra in pista, pensa a biada e pa! Non ferma più nessuno, eh? Allora si può iscrivere al Gran Premio. Certo che lo iscriviamo al Gran Premio, Soldatino, al Gran Premio degli Assi! Lo iscrivo io, lo scrivo. Ciò, dimmi una roba, ha veramente delle possibilità di vincere questo Soldatino? Signor Conte, sta facendo dei tempi fantastici. Se continua ad andare così forte, la nostra Bernadette rischia di essere battuta. Qual è il più grande guidatore d'Europa? È Jean-Louis Rossini, un italo francese, non perde mai. E allora, se non perde mai, fatemelo venire qui, che sarà lui che guiderà Bernadette. Fantastico. Sorriso? Espressione? Allora, ma fa? E dove vuoi che li trovi io, 20 milioni? Ah! Ma come non li trovi? Nel campo delle marchette sei sempre stata Sorridi. Qualcuna? La spiritosa. Espressione, prego. Mi servono 20 milioni, ma fa? 20 Sorridi. Milioni. Ma hai capito? Hai combinato uno dei tuoi soliti casini, eh? Esatto, no? C'ha certi cazzi, ma fa che nemmeno tu che sei pratica l'hai visti mai. Caffone, 20 milioni non ce li ho. Ma è possibile che una introdotta come te non c'ha sotto mano un commenda, un industrialotto, un ministro, un antilope, qualcuno? Ora non c'è la crisi. Se non ti pare che stavo qui in pelliccia in pieno agosto a dare il culo? Fine! Ma tu scusa, un amico non ce l'hai? Me lo puoi trovare? Non lo posso proprio trovare, sono 3 giorni che lo cerco, ma se lo trovo lo gonfio come una zampogna.